Ciao amici, siamo qui per parlare di quello che è successo oggi in aula, ovvero l'ultimo atto della farsa sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Siamo all'epilogo di una farsa recitata da 20 anni, in cui l'ultimo atto si è aperto 12 mesi fa, durante l'ultima campagna elettorale, e coglieremo questa occasione per ribadire le proposte che il Movimento 5 Stelle ha tenacemente e strenuamente sostenuto nell'ambito del dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti. Perché è una finta abolizione? Perché nei prossimi anni i partiti continueranno a prendere soldi pubblici e perché quando entrerà a regime questa legge, comunque potranno godere sia di finanziamenti attraverso il 2 per mille delle nostre tasse, sia attraverso detrazioni a favore dei loro donanti, che sarà scalata dalla fiscalità generale, quindi comunque forme indirette di contribuzione pubblica. Abbiamo chiesto con forza, uno, di abolire immediatamente qualsiasi forma di sostentamento pubblico ai partiti. Lo so, noi siamo stucchevoli e abbiamo questo viziaccio di rispettare la volontà referendaria dei cittadini. Perdonateci e compatiteci di questo vizio. Che cosa abbiamo proposto noi in commissione e in aula? Che il finanziamento alla vita dei partiti avvenisse attraverso micro donazioni da parte dei cittadini, che se vogliono possono corresponsabilizzarsi anche economicamente sull'attività politica del loro partito o movimento di riferimento. Ovviamente una cosa di tale buonsenso non poteva che non incontrare il favore dei partiti. E quindi se da stasera, e come succederà, sentirete ovunque e leggerete ovunque che il finanziamento pubblico ai partiti è stato eliminato, dite a tutti che così non è e spiegate perché, passate parola. Vi lasciamo soli a prendervi la responsabilità di mentire nuovamente e continuamente derubare gli italiani. Per questo voteremo contro, ma non prima di esserci congratulati con il Presidente del Consiglio incaricato per la sua prima bugia in Parlamento. Aperte virgolette, citazione testuale: se sarà abolito il finanziamento pubblico ai partiti sarà una vittoria dell'Italia e non una vittoria di Renzi. Benvenuto, signor Renzi.